Tra i film più attesi a Cannes c'era Le Passé del regista iraniano, già vincitore di Oscar, Asghar Farhadi. È la sua prima pellicola girata all'estero, in Francia. Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame? La storia si sviluppa intorno a Marie, Berenice Bejo, divisa tra il passato con l'ex marito, il futuro consorte e la figlia che disapprova la nuova unione. Asghar Farhadi, che non parla francese, ha lavorato sul set con un interprete. Ho cercato di non vederlo come un ostacolo, ma di trasformarlo in una sfida, di trarne vantaggio. All'inizio c'era molta preoccupazione per questo e il mio team pensava che potesse essere rischioso, ma fortunatamente durante le riprese l'abbiamo trasformato in un'opportunità. تیمی که من داشتم کار کردیم اینو تبدیل کردیم به یکی از جذابیت‌های کار. Dopo il film muto di Artist, Berenice Bejo deve interpretare un personaggio che raggiunge alti picchi emotivi. Essere in grado di esplodere così sullo schermo e di buttare fuori tutta l'energia negativa in questo personaggio è piuttosto piacevole. Se le fa bene urlare e liberarsi, può farlo. Quella è la telecamera. Ok, siete tre? Il nuovo film di Asghar Farhadi è sicuramente tra i favoriti per la Palma d'Oro. Anche Berenice Bejo è tra le papabili per il premio alla migliore attrice protagonista. Wolfgang Spindler aus Cannes for Euronews.